con noi Filippo Troiani, Sales and Business Development Manager Italy di PerCyclo Media. Oggi parleremo con te di un argomento che è su tutti i giornali, insomma, uno dei topics di tutte le tavole di discussione, Digital Twin. Perché Cyclo Media e Digital Twin sono insieme? Anzitutto, diciamo, che cos'è un digital twin? Un digital twin, che è un termine abbastanza abusato, diciamo, in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, è fondamentalmente un modello, ed è un modello che riproduce in digitale un asset o un servizio o un processo reale o comunque fisico. Quindi un digital twin può essere fondamentalmente qualunque cosa, una replica digitale della realtà, un modello tridimensionale, ad esempio, del progetto di un edificio, o magari di un bicchiere, o magari la riproduzione di un processo di produzione attraverso la sensoristica. Nel caso di Cyclo Media, il digital twin è un modello geometrico e geomatico abbastanza preciso per affrontare e risolvere le problematiche dei nostri clienti. Cyclo Media è un gruppo olandese nato nel 1991 in una piccola cittadina del sud. Di cosa si occupa? Si occupa di digitalizzare gli spazi esterni. E abbiamo iniziato a sviluppare le nostre tecnologie nel 1980, con il nostro CTO, che ovviamente è ancora in azienda. E fondamentalmente attualmente abbiamo sedi, diciamo, tra Olanda, Germania e Stati Uniti, e abbiamo più di 2.500 clienti e mappiamo più di 600 città ogni anno con le nostre tecnologie. Quindi Cyclo Media, a partire dalla digitalizzazione degli spazi, fornisce accesso a dei digital twin che permettono, insomma, di efficientare processi, ad esempio, o di risparmiare su tutta una serie di costi. Ma quando si parla di digital twin, si pensa a digital twin proprio come un clone digitale della propria vita, no? Come un'estensione della realtà. Una realtà che viene trasportata, quindi clonata, sul mondo digitale. Tu pensi, sai, c'è molta discussione, no, in questi giorni tra l'intelligenza artificiale, il metaverso. Sappiamo che anche alcune aziende stanno chiudendo e stanno lasciando i progetti legati al metaverso, che è per me totalmente diverso. Ti chiedo, ma il digital twin, se veramente serve, ha anche le differenze con il metaverso? Perché mi è capitato di incontrare delle persone che hanno scambiato il digital twin con il metaverso. Ti chiedo, da tecnico, cose che sono due mondi totalmente diversi. Allora, magari approfitto anche della tua presenza proprio per fare anche una pulizia tra questi due concetti e quindi anche estensioni e attività in mondi totalmente diversi. Ma anzitutto, Guido, ti ringrazio per il tecnico. Sono ormai un ex ingegnere elettronico regalato al lato oscuro della forza, che è appunto il commerciale, quindi tecnico fino a un certo punto. Detto ciò, sono dei concetti che abbastanza affini. Ora, il digital twin, che come ho spiegato, è legato fondamentalmente alla riproduzione di un processo, un asset o comunque un servizio attraverso, diciamo, delle tecnologie di digitalizzazione, spesso serve, come dire, come base di dati che può essere utilizzata anche nel campo del metaverso. Fammi spiegare un pochino meglio questa affermazione. Diciamo che esiste un concetto chiamato extended reality. La extended reality è fondamentalmente tutto ciò che racchiude la augmented reality, la virtual reality, la mixed reality, che sono varie tecnologie in cui un umano può interagire appunto con varie tipologie di dati e varie tipologie di scenari digitali. La extended reality le comprende tutte e ha questa caratteristica di immersività all'interno di uno scenario digitale. Il metaverso rientra in molti aspetti all'interno di questa realtà, quindi nella extended reality, o se vogliamo anche in italiano, re realtà estensiva. E i digital twin, fondamentalmente, io parlo ovviamente per quelli forniti dalla mia azienda, o il tipo di digital twin di cui stiamo parlando oggi, può servire e già serve da base map per quanto riguarda il metaverso del futuro. Quindi, ad esempio, nel caso di città, fino a regioni, fino a nazioni che sono interessate a accedere al mondo del metaverso, l'utilizzo di digital twin urbani, regionali, fino a nazionali, che poi possiamo andare a definire in vari modi,
serve appunto come base di dati primaria su cui andare poi a montare tutti gli altri blocchetti di informazioni per creare poi il metaverso. Quindi il cuore del digital twin, come oggi tutto il cuore del nostro sistema produttivo, ma anche proprio del nostro sistema azienda, sono i dati. Senza dati non abbiamo un digital twin. Un'altra domanda a questo punto mi viene spontanea. Qual è, tu l'hai accennato, no? Sei passato da parlare di città a nazione. Qual è la scalabilità e quanto è quindi importante avere, acquisire i dati? La scalabilità è fondamentale. Non si può arrivare a fare progetti a scala nazionale se non si hanno dei processi scalabili, delle tecnologie scalabili e ovviamente delle tipologie di dati con facilità di accesso e facilità di utilizzo. Nel caso di Cyclo Media, ovviamente posso parlare per noi, siamo arrivati a scala nazionale nel 2006 e è dal 2006, ad esempio, che in Olanda forniamo un digital twin a livello nazionale a vari enti pubblici, sia centrali che locali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in Olanda, ad esempio, utilizziamo la nostra flotta di automobili che attualmente conta 76 auto sensorizzate con tecnologie proprietarie. Che cosa facciamo? Mappiamo ogni singola strada olandese con la nostra flotta, mappiamo ogni singolo canale olandese e porto attraverso delle barche sensorizzate con tecnologie proprietarie e voliamo anche con velivoli e sensoristica apposita per fornire in una soluzione unificata appunto dati aerei, dati stradali e dati, come dire, acquatici, passami il termine, tutto all'interno di una stessa piattaforma. E poi elaboriamo tutta questa mole di dati per fornire un modello tridimensionale unificato, quindi mettendo insieme tutti questi dati, poi accedibile sia dagli enti pubblici e con qualche accordo commerciale anche dai cittadini, quindi attraverso ad esempio i geoportali. Nelle applicazioni e anche nei campi che tu hai descritto, qual è il reale impatto che si ha di utilizzare e impostare una logica di servizio e monitoraggio basato sul digital twin? Anzitutto bisogna menzionare che in molti paesi europei si utilizza giornalmente il gemello digitale geomatico e geometrico che ho nominato all'interno di alcuni processi. Non in tutti i processi è ancora utilizzato in modo pesante. Ad esempio, ancora in molti progetti questo tipo di modelli vengono visti semplicemente come un modello statico da utilizzare di tanto in tanto, semplicemente per capire in che modo è cambiato, diciamo, uno scenario o un asset. In realtà il segreto è proprio quello di utilizzare il gemello digitale ed aggiornarlo il più spesso possibile, in modo tale da entrare proprio all'interno dei processi decisionali e di scelta. Prima hai menzionato i dati e hai menzionato fondamentalmente l'utilizzo dei dati all'interno di processi. Nel caso delle città, quelle che storicamente sono le smart city, anch'esso termine ovviamente inflazionato, che cosa sono? Sono le città che fanno scelte informate, basate su dati reali, il più possibile aggiornati e il più possibile di qualità. Più il dato è di qualità, più la scelta che si farà avrà una valenza futura e avrà ovviamente un'utilità fino al cittadino stesso. Quindi parlo ad esempio di processi manutentivi, ad esempio di strade, parlo di processi di progettazione della mobilità del futuro e quindi ad esempio di integrazioni fra le varie tipologie di mobilità che ad oggi ritroviamo in tutte le nostre città. Parlo di monitoraggio, ad esempio, del taglio della vegetazione, parlo del monitoraggio di asset di qualunque tipo, come ad esempio l'illuminazione pubblica o il manto stradale, o ad esempio anche l'evoluzione delle attività commerciali all'interno di un ambito cittadino. Tutti questi processi possono essere efficientati e nell'efficientato intendo possono essere gestiti con una tempistica più efficiente e dei costi minori, utilizzando appunto un certo tipo di digital twin che ovviamente deve avere le caratteristiche non solo di un dato di qualità ma anche di accessibilità e di facilità di utilizzo, altrimenti, come spesso accade, si forniscono, diciamo, dei dati
non facili da utilizzare, che quindi appunto non riescono poi ad arrivare all'interno dei processi decisionali. Per la tua esperienza, quante aziende, quante realtà, enti, privati o pubblici si stanno quindi avvicinando all'utilizzo di determinate tecnologie e quindi sono oggi in grado e stanno intraprendendo percorsi per sviluppare i propri digital twin? E qual è secondo te il settore più trainante? C'è un settore trainante? Sicuramente la mobilità, ma qual è il settore più trainante? Così, ha senso? Ad esempio, pensiamo alle città europee. Le città europee stanno attraversando cambiamenti epocali, appunto nel modo in cui i cittadini si spostano e quindi la mobilità, nel modo in cui si vorrebbero spostare e quindi la mobilità del futuro, nel modo in cui vorrebbero interagire con un ente locale o nel modo in cui la stessa città deve gestire ad esempio un gran quantitativo di folle o deve gestire magari un grande evento, ma in generale la sicurezza. In questo scenario di forti cambiamenti, l'unico modo per poter gestire tutti questi problemi insieme alle problematiche che venivano già gestite, cioè ad esempio le manutenzioni, la sicurezza stradale e altro, l'utilizzo di dati aggiornati è l'unico modo per mettere a fattor comune appunto questi dati ed avere un beneficio su tutte queste problematiche utilizzando lo stesso dato. Nel caso dei digital twin, come dire, geospaziali o geomatici o geometrici che fornisce Cyclomedia, la nostra esperienza è che c'è una fortissima richiesta da parte degli enti locali di questo tipo di dato. C'è una fortissima richiesta attualmente, cioè in crescita ad esempio nell'ambito telecomunicazioni, non a caso attualmente lo stesso allaccio alla fibra ottica viene realizzato esattamente con la stessa tecnologia, progettando in tridimensionale ciò che è stato digitalizzato passando con un'auto, passando con altre tecnologie come ad esempio sensoristica aerea. Ma anche ovviamente nel campo dei servizi e delle utility c'è una forte richiesta, poiché a parte la presenza ovviamente, la disponibilità di fondi che sono dedicati alle utility per efficientare la gestione di asset come l'illuminazione pubblica, la semaforica o anche la mappatura ad esempio underground di tubature o reti idriche, in generale le utility hanno grossi costi per quanto riguarda le attività in campo e quindi sicuramente vogliono abbassare i costi delle attività in campo andando a gestire dei dati che vengono dalla digitalizzazione degli spazi, appunto per mandare sempre meno persone in campo e quindi mandarle semplicemente per gestire problematiche che non sono risolvibili da remoto. Sicuramente diciamo il digital twin nasce proprio dall'integrazione tra quello che noi definiamo la geonology, quindi conoscenza geografica, tutta la parte sensoristica IoT e anche sicuramente ci metto la parte di intelligenza artificiale. Un argomento che in questi giorni, come sappiamo tutti, è in pieno dibattito, no? Anche viste le ultime dichiarazioni. Se tu dovessi fare un'ultima domanda, un appello come Geosmart Campus, come ecosistema di innovazione e di valorizzazione del capitale umano, ti faccio una domanda tra professionisti. Sicuramente per noi il digital twin sta aprendo tantissime opportunità anche al mondo dell'innovazione, in una logica proprio di open innovation. Se tu dovessi dare un input, quindi sia ai giovani innovatori che alle aziende che si vogliono innovare, quindi due target diversi, no? Quali sarebbero? Il primo input, un appello, un messaggio da dare ai giovani innovatori che vogliono capire come sviluppare soluzioni legandosi proprio ai modelli di digital twin. Personalmente, qua entriamo comunque nella sfera personale, oltre che nella sfera lavorativa, mi sento di incoraggiare a tenere sempre la persona al centro. Ovviamente, diciamo, qualunque tipo di tecnologia deve presupporre un'evoluzione, secondo me, della persona e lasciare alla persona il controllo e la scelta finale riguardo a una possibile problematica o una possibile, diciamo, risoluzione di questa problematica. L'altra è di non reinventare la ruota ogni volta e quindi di utilizzare magari tecnologie che sono esistenti o magari ovviamente inventarne di altre, ma di andare poi a calare la tecnologia
all'interno di problematiche reali, quelli che vengono solitamente chiamati casi d'uso, e quindi di non vendere solo una tecnologia, ma di vendere la problematica risolta ed il ritorno di investimento su questa problematica. Secondo me sono le due chiavi per il futuro. E una domanda invece da un input di guida che possiamo dare a quegli enti, alle aziende, microaziende, piccole e medie imprese che vogliono capire e vogliono iniziare questo percorso di digitalizzazione dei propri processi con l'obiettivo di arrivare a creare il proprio modello digitale. Credo che dal mio punto di vista, più che consigli, posso solo dire che sono tecnologie che già esistenti. Noi stessi progettiamo queste tecnologie dal 1980 e forniamo Digital Twin dal 1991. Quindi non sono problematiche lontane. È possibile, è accessibile e anzi è dimostrabile che utilizzando queste tecnologie si ha un vantaggio anche, come dire, a breve termine, quindi nello stesso anche primo anno di utilizzo di questa tecnologia. E ovviamente in questo credo che le aziende possano essere supportate da le varie società di consulenza che possono ovviamente creare casi d'uso appositi in funzione appunto di problematiche di queste aziende. Ovviamente la tua domanda è molto ampia, perché possiamo parlare di un settore industriale di produzione che magari vede un digital twin come l'IoT all'interno del proprio sito di produzione per capire come è fatto quel processo. Incoraggio ovviamente a fare questo, ma nel caso di chi deve gestire asset che siano, come dire, indoor, outdoor o diciamo utilizzando dati geospaziali o geometrie del tipo ovviamente, cioè come i digital twin forniti da Cyclomedia, dico che non sono tecnologie così poco accessibili, sono già fortemente utilizzate e incoraggiamo ovviamente ad essere curiosi in questo ambito e fondamentalmente a sfidare i fornitori di questo tipo di servizio affinché si possa arrivare sempre a maggiori utilizzi e a nuovi processi magari efficientati attraverso questo tipo di tecnologia. Cyclomedia Digital Twin, quale sono l'asticella dove l'avete alzata? A cosa puntate? Qual è? Noi la stiamo alzando perché oltre che le 600 città che ti ho nominato abbiamo mappato 8 stati, 3 in Europa e 5 negli Stati Uniti l'anno scorso e lo faremo in modo ricorrente nei prossimi anni. In Europa abbiamo mappato appunto l'Olanda dal 2006, ma recentemente anche tutto il Belgio, tutta la Repubblica Ceca, oltre che negli Stati Uniti 5 stati americani. Quindi Cyclomedia è abbastanza Europa e Nord America centrica, se mi passi il termine. Il nostro obiettivo è di mappare ogni spazio pubblico in Europa e ogni spazio pubblico in Nord America e continuare a rendere questo tipo di servizio ricorrente utile a sempre più settori. Ad esempio il real estate è un grossissimo settore di interesse per Cyclomedia, soprattutto in Nord America. Ad esempio il settore assicurativo è un settore molto grosso in Nord Europa e in Nord America. E quindi una volta che abbiamo catturato e digitalizzato gli spazi pubblici di tutta Europa e tutti gli Stati Uniti, credo che potremmo aver raggiunto un obiettivo dal punto di vista della diffusione del dato. E gli altri obiettivi sono riguardo l'innovazione. Stiamo lavorando su delle roadmap tecnologiche molto molto spinte. Non a caso abbiamo vari brevetti che ci pongono, diciamo, in una situazione di vantaggio competitivo a livello tecnologico da qui ai prossimi 20 o 30 anni. Ma non si deve mai smettere. Quindi la nostra roadmap innovativa è sempre, come dire, aggiornata e stiamo lavorando su un'integrazione sempre maggiore tra le varie fonti di dati. E ovviamente ci saranno sorprese riguardo a nuovi sistemi e nuovi prodotti da parte di Cyclomedia nel breve e nel medio termine. Probabilmente arriveremo a fare digital twin anche dei nostri satelliti, dei nostri un giorno. La sfida assolutamente sì, ci sono delle aziende anche in Italia che lavorano sull'integrazione di dati satellitari, di dati stradali, di dati aerei, di dati che provengono da sensoristica sul campo, quindi possiamo chiamarla IoT. Questo tipo di società, che per la maggior parte sono system integrator, sono coloro che propongono queste soluzioni in modo più spinto appunto agli utenti finali, specialmente gli utenti grandi,
e quindi non è così lontana questa situazione che tu hai appena menzionato. Esatto. Filippo, io ti ringrazio e invito anche le persone interessate a scrivere a Filippo, conoscere anche Cycle Media, è sicuramente un'azienda veramente da scoprire, vista anche la sua storia e anche la dedizione che ha avuto sempre alla parte di innovazione, ricerca e sviluppo. Io ti ringrazio. Grazie Guido, grazie a GeoSmart Campus e GeoSmart Magazine.